bisogno. Buongiorno, salve, prego. Ha bisogno? Ok. Sì. Ok, allora. È per lei? È per un regalo? Entrambi? Okay. E qual è il suo livello di conoscenza di questo argomento? Base? È già un po' informato? Ok, va bene. Allora, sì, i libri per la cucina vegetale stanno veramente prendendo il loro spazio nella sezione cucina, in cui adesso andremo. E allora, io direi che per le sue esigenze ho tutto, le vorrei mostrare un po' di nuove uscite. Libri un pochino più particolari che spero la sorprendano e la catturino. Ok? Allora andiamo su quella scrivania là e le faccio vedere tutto. Andiamo quindi a vederne alcuni. Allora le dividerei in categorie. Andiamo quindi a vederne alcuni in base a quello che mi ha detto. Io ho preso un pochino dei libri tutti diversi in modo da accontentare un po' tutte le esigenze e magari avere, visto che mi ha detto che stava pensando anche di fare dei regali per accontentare le esigenze di chi riceverà il regalo. Quindi io comincerei dall'ultimissima uscita, dal nostro ultimissimo arrivo, che è anche un best. Questi libri sono tutti di content creator e il suo account Instagram è Fabiola Vegmami, appunto, cucina vegetale da paura, e di solito sorprende molto le persone sapere che appunto tutti questi piatti, torte, eccetera, sono vegetali. Questo libro ha pochissima introduzione, pochissima teoria e moltissime ricette. Semplicemente ha una piccola introduzione, appunto, di poche pagine, in cui si spiega un attimo come montare l'acqua faba e qualcosa sui legumi, che sono un po' la sua specialità. E dopo abbiamo divisione in colazioni, merende, pranzi, eccetera. E poi abbiamo i vari capitoli, abbiamo i fondamentali, quindi qui ad esempio spiega come autoprodurre il seitan, il tofu, la ricotta di soia, il guanciale, eccetera eccetera. Vediamo ad esempio queste sono proprio delle salsiccette secche da affettare, ovviamente in chiave vegetale, e c'è molta ricerca dietro, secondo me, questo libro per un po' stupire anche. Bevanda di soia, ragù bianco di tempeh. Abbiamo poi il capitolo sulle colazioni merenda. Le faccio vedere ad esempio, non so, il non miele. Vediamo, abbiamo i cantucci. Quindi tutti dei dolci anche che trovare di origine vegetale in giro nei negozi venduti è veramente molto molto raro. Quindi perché non produrseli in casa? Abbiamo ad esempio dei pancake bellissimi, morbidissimi, che si creano appunto anche tranquillamente senza uova, salame di cioccolato.
E dentro al libro si trova anche un QR code per avere una ricetta un po' più ricercata in omaggio. Come piccola sorpresa, come piccolo ringraziamento. Abbiamo poi il menù formaggi e salumi. Anche qui, ad esempio, abbiamo mozzarella, vegetale, stracchino, Philadelphia vegan. Molto utile secondo me. E piatti appunto di tutti i giorni. Bella questa foto. Aroma. Quindi il pane, ad esempio, vede pane di cannellini. Quindi ricette comunque molto particolari, ma da usare tutti i giorni. Gnocchi ripieni, il sugo. E poi abbiamo sorprendenti. E infine c'è anche un capitolo con uno chef vegano per ricette un pochino più ricercate. Quindi vediamo ad esempio cartoncelli in crocchetta, sugo di umami, maionese, chips di fave. Quindi proprio come al ristorante per sorprendere. Questo è il primo libro che le propongo, questo veramente sia un po' per piacere tutti i giorni, però penso che sia utile anche per chi già ha iniziato a cucinare vegetale ma vuole un pochino sperimentare, trovare nuovi sapori o passare un po' al livello successivo. Se invece l'esigenza di ricreare dei piatti della tradizione, non si vuole sperimentare più di tanto, non si vogliono cercare troppo nuovi gusti, ma si vorrebbe semplicemente ritrovare anche da vegani i sapori dell'infanzia, le consiglio questo. Questo si chiama La mia cucina vegana di Francesca Militello. Da nord a sud le mie ricette in chiave vegetale, quindi come le dicevo sono appunto ricette italiane della tradizione. C'è una piccola prefazione e informazioni di base, ad esempio come cuocere i legumi, i cereali, il meal prep, però comincia quasi subito con delle ricette base anche. E ad esempio vediamo di ricette più famose: spaghetti alla sicula, ravioli del plin, insalata, abbiamo del farro al pesto, il pesto trapanese, ed è diviso in primi piatti, secondi piatti e contorni. Questo appunto è interessante se qualcuno non è interessato a sperimentare con nuovi sapori, ma vorrebbe proprio riscoprire le ricette anche più semplici della nostra tradizione, come sfruttare al meglio i legumi, i cereali, i sapori mediterranei. Insomma, questo per questo scopo è perfetto. E lo trovo anche molto carino. Andiamo solo a vedere ad esempio la ricetta. Tra i contorni c'è questo radicchio alla trevigiana. E qui c'è anche la stagione, quanto ci si mette, per quante persone, la difficoltà e se anche senza glutine, senza soia, senza zucchero per intolleranze varie. Sembra molto buono. Ok.
giorni vegetali facili e infallibili. Queste proprio a volte sono anche ricette della nonna, queste cose qui, molto carino. Tipo questa zuppa. In questa teglia. Sicuramente è vintage. Ora invece le presento un libro che è fatto per le famiglie, quindi è fatto proprio il claim e ricette vegetali facili e veloci per tutta la famiglia, e quindi sono ricette facili. Infatti il libro si chiama Veg No Stress, quindi vegetale o vegano, però senza stress. Devo dire che la copertina è una delle mie preferite. La trovo molto bella, elegante. Trovo molto carina, molto semplice, di impatto. Molto bella. E qui abbiamo un'introduzione e una dispensa. Poi si passa direttamente alla colazione, pranzo, merenda e cena, e poi dolci, salse, creme e contorni. Andiamo ad aprirla, andiamo a spiare un pochino. Ad esempio, qui già si nota che sono per tutta la famiglia. Vediamo la mano di un bimbo. Sempre qui abbiamo dei tartufini datteri cocco, quindi molto semplice. Vediamo i pochi ingredienti, la spiegazione è molto breve, però sicuramente molto utili come merenda. Oppure se sfogliamo, un bel risotto agli asparagi, dell'aspetto molto fresco, molto primaverile. O i dolci, una torta anche adatta per i bimbi, per i compleanni, o anche delle salse semplici. Ricchi di proteine e anche consigli appunto sulla nutrizione un po' dei più piccoli, perché appunto questo secondo me è adatto anche soprattutto a persone con famiglie, diciamo che sì, può essere molto utile a persone con famiglie, ma devo dire che io ce l'ho a casa anche senza pargoli in casa. Comunque le ricette vanno benissimo per tutti. Siamo agli ultimi due libri. Io li ho scelti perché uno è un libro un po', diciamo, un po' unico nel suo genere. Adesso vedrà anche dall'identità divisiva del libro, dalla copertina, che è molto diverso, risalta in qualche modo. E poi avremo un libro invece con tante, tante, tante ricette, come una specie di enciclopedia. Molto particolare e secondo me attrae tantissimo.
Questo è molto diverso dal solito e secondo me va bene un po' per tutti, anche per chi ha magari un po' più di esperienza in cucina, perché appunto dà delle idee per non buttare gli scarti delle verdure o di altre o di legumi magari, eccetera. Quindi il libro si chiama Non buttarlo. E dietro c'è anche la foto dell'autore del libro. Dopo aver letto questo libro, gettare anche solo una buccia di patate ti sembrerà assolutamente impensabile. Qui c'è un porro. Un attimo dentro, ad esempio, vediamo un po' cosa non ci fa sprecare. Abbiamo ad esempio un approfondimento sui gambi degli asparagi. Posso dire che, secondo me, tra l'altro, veramente la grafica di questo libro è un po' unica, molto pop, molto particolare. E questo libro so che ha avuto molto successo anche fra i bimbi, perché appunto è divertente, può essere anche utile e divertente insegnare ai bimbi cosa fare con gli scarti, anche perché non tutto si cucina, o cosa fare con i fondi del caffè, i gambi dei broccoli, sono dei muffin ai broccoli e cioccolato. La buccia della zucca. C'è anche una piccola filastrocca qui. Già. La buccia della zucca triste di essere buttata. Là. Là. Buccia. Della. Zucca. Del sale sono state al recipiente. Se oggi mi butti, non capisci niente. A ottobre per Halloween vengo intagliata. Inizia novembre e sono dimenticata. Ti nutri soltanto della mia polpa. Io che ti ho fatto? Nessuna colpa. Dura all'esterno io posso sembrare, non sai le bontà che con me puoi creare. Quindi sì, tutto il concept delle foglie di ravanelli, sempre con una filastrocca, il torso della buccia della mela, tutto così, secondo me veramente molto particolare. E un po' unico. Quindi questo, se vuole sorprendere qualcuno, dare qualcosa di diverso è una buona soluzione.
l'ultimo che le mostro. Come le avevo anticipato, è bello spesso. Si chiama Cosa preparo oggi? E oltre ad esserci delle ricette, ci sono anche consigli di una dietista. Anche questo è adatto anche a chi ha una famiglia con bambini. E ci sono diverse ricette, tutte molto semplici, molto colorate. A me i colori di questo libro piacciono molto. E questo diciamo che forse anche per iniziare può essere molto utile, perché ci sono sia una prefazione con tutte delle cose utili da avere nella dispensa, un elenco di frutta e verdura di stagione e consigli sulla spesa, come bilanciare la dieta a cura della dietista e tutto un po' una spiegazione di come comporre un piatto sano e completo. Quindi diciamo che questo libro è molto completo. È molto semplice, adatta appunto a tutti i giorni. A me piace molto, lo trovo molto utile. Faccio le cannellini con cavolette di Bruxelles, torta salata con zucchine, tutto un capitolo sulle polpette, come fare il minestrone, proprio anche per iniziare ad avvicinarsi a una dieta più vegetale. Ecco, secondo me questo è molto adatto. I libri sono sempre stati molto pieni e qui ad esempio ci sono istruzioni per assemblare completamente l'insalata, correttamente l'insalata, quindi sicuramente è molto molto completo e molto interessante da leggere, sfogliare. E personalmente io adoro anche, mi rilassa tanto proprio sfogliarli, guardare le ricette, guardare i colori, lasciarmi ispirare. Sono i consigli che le do oggi. Se vorranno, tanto può passare che le consiglierò dei libri di cucina vegetale nuovi che escono, perché adesso siamo in un periodo florido per questa cucina e ne escono tanti e secondo me sono tutti validi perché hanno tutti uno stile, un contenuto diverso, atti un po' diverse esigenze. Quindi lei si prende un attimo e poi mi dica cosa ha deciso, d'accordo? Bene, vede che ha preso i libri che ha scelto. Adesso le chiedo semplicemente di andare alla cassa e quelli che vuole regalare le facciamo anche gratuitamente il pacco regalo. Sì, anche se non siamo sotto Natale, comunque abbiamo sempre qualcosina per l'evenienza, perché comunque trovo che i libri siano perfetti da regalare anche per compleanni, come pensierini. È sempre bello regalare un libro e sempre c'è sempre un libro perfetto per ogni occasione, diciamo così. E la ringrazio davvero per la pazienza, io sono molto appassionata dell'argomento, quindi sicuramente un po' straparlato, però spero davvero sia stata un'esperienza interessante. La ringrazio davvero tanto e se vuole può lasciare anche una recensione, insomma, per farci sapere com'è andata l'esperienza. Va bene, la ringrazio e spero davvero tanto di rivederla presto. Arrivederci.